questa è ultima, perché questo è il valore della squadra, perché è una stagione che è andata così, perché cosa? Ma io come ho sempre detto all'inizio dell'anno, il valore della squadra della Juve Stabia non è questo, secondo me. E l'abbiamo dimostrato facendo partite come quella di sabato, e non è la prima partita che facciamo quest'anno, e purtroppo il risultato che poi alla fine è quello che conta e non ci dà ragione. Però il valore della Juve Stabia secondo me è ben alto. Ci dare una spiegazione? Una spiegazione è che io personalmente, dopo una partita come quella di sabato, mi sono chiesto tante volte il perché non riusciamo a vincere veramente partite di questo genere, e ancora ad oggi non riesco ad arrivare a una conclusione, perché è vero che sono andate storte, perché a volte capitano, però io penso che, non so, se stiamo dando tutti il 100% bisogna dare ancora di più di quello che stiamo dando. È relativo adesso dirlo a 14 giorni dalla fine, però fino a quando la matematica non ci condanna, noi dobbiamo cercare di riuscire a mantenere la categoria, anche se è quasi impossibile parlare oggi di salvezza, però noi lo dobbiamo alla città, alla gente di Castellammare di Stabia, per rispetto di tutti i tifosi che anche sabato hanno dimostrato che ci tengono tantissimo a questa squadra, a questa società e a questa città. Ti sentite in debito nei loro confronti? Ma sicuramente sì, perché già come ho detto prima, un sostegno che ci hanno avuto nelle partite che giochiamo qui in casa è indescrivibile. Ci sono squadre che, per dire un esempio, Lanciano che abbiamo giocato poche settimane fa, è una curva così, un tifo così, è inespiegabile. E sono squadre che stanno lottando per andare in Serie A e noi siamo ultimi in classifica. Quindi come giocatore della Juve Stabia, non solo io, ma penso anche tutti i miei compagni di squadra, ci sentiamo in debito perché non riusciamo a dargli le soddisfazioni che gli spettano. Era mai capitato di fare 3 gol in una stagione? No, è la prima volta, è un record, però peccato perché i 2 gol anteriori sono serviti a vincere 2 partite quest'anno della Juve Stabia. E domenica, ti dico la verità, quando ho fatto gol sul 2-2, pensavo che fosse, cioè che anche riuscivo a vincere la partita, che poi non è servito a niente, e quella è la delusione ancora più grande. Allora la Juve Stabia decidesse di ripartire, ovviamente al 99% diciamo, purtroppo il destino è quello che l'attende, la retrocessione in prima divisione, mi chiedesse di ripartire con un progetto importante per rilanciare tutte le proprie ambizioni e magari provare a risalire in Serie B, tu saresti pronto a sfruttare? Io ho 3 anni di contratto qui alla Juve Stabia, quindi io sì, mi sento pronto, perché come già detto prima mi sento in debito soprattutto con la famiglia Vagnello, con la società, perché hanno creduto in me all'inizio dell'anno, che venivo da una stagione no a Zaragoza, è stata l'unica società in Serie B che credeva tantissimo in me e ci aveva progetti seri per questa stagione, e io ho subito accettato perché sono stato colpito molto dall'entusiasmo del presidente e della società. Quindi io mi sento in debito, come ci ho detto prima, con la città di Castellammare, quindi perché no? Se ci sta un progetto serio per risalire subito, a parte che è assurdo quello che dico, però io fino a quando la matematica non ci condanna, ci credo ancora in questa salvezza, quasi impossibile. Però sarebbe una sfida personale, giusto? Se ho capito bene. Bene, rientro in campo dopo una lunga assenza, purtroppo è arrivata questa sconfitta. Ad un certo punto sembrava che la Juve Stabia potesse rimettersi in carreggiata. Sì, sembrava. Ancora una volta siamo parlati di errori nostri e per favore stiamo pagando per colpa nostra, gli errori personali, errori di squadra, stiamo pagando la situazione di adesso. Purtroppo in Serie B si paga. Posso chiedere, secondo lei, qual è la differenza che si nota di più tra le Juve Stabia che hai vissuto tu fin dalla prima divisione, 2 anni precedenti in Serie B, e quella di quest'anno? Io penso che non ci sono nessuna differenza, perché è una squadra competitiva. Stiamo pagando assolutamente degli errori. Quest'anno è la stagione che stiamo facendo più errori di tutti, e si sta vedendo quali sono i risultati. Perché qua dentro quest'anno, mi dici, poche squadre ci hanno messo veramente sotto a livello di gioco, a livello di cose. Quindi stiamo pagando gli errori nostri. E quando si fanno gli errori in certe categorie si paga. Gli errori dettati, visto che si sono susseguiti per tutto l'anno, da che cosa? Perché il discorso di concentrazione, ovviamente, cioè dalla prima, la seconda, la terza, la quarta comincia a metterci quell'attenzione in più. Insomma, comunque è un fatto fisico, non lo so, è una cosa spiegabile. Perché comunque abbiamo rimesso delle partite in piedi che non ci credevano nessuno.
e anche magari con la voglia di vincere ci fa anche perdere un attimino la testa e essere un attimino pregiudicato, però nella situazione in cui ci troviamo noi ci dobbiamo provare a vincere le partite. Il rischio che puoi prendere adesso è quello di trascinarsi fino a fine stagione. Sarebbe difficile vivere... Trascinare no, perché ognuno si deve mettere l'orgoglio adesso, quindi comunque è una sfida anche personale per ognuno, perché non piace a nessuno essere là sotto, a me non mi piace. Io sono incazzato, io cerco di... Se devo retrocedere correndo lì dentro al campo e lottando, non regalando niente a nessuno e facendo quello che ho sempre fatto. Tu sei stato uno di quelli che ha portato la Juve Stabia in Serie B da protagonista insieme a tanti altri compagni, farebbe male retrocedere ormai in questa stagione? È brutto tutto quello che stiamo vivendo, è brutta la situazione, è brutto dare questo dispiacere ai tifosi, è tutto brutto dopo aver vissuto delle stagioni belle, però il calcio ha fatto dei risultati e purtroppo quest'anno stiamo sbagliando più degli altri anni e stiamo pagando. Come hai vissuto i vari gruppi? A un certo punto Ryan, prima che andasse via, ha detto questa squadra manca il gruppo. Poi invece, tornando anche dopo il mercato, indipendentemente poi da chi è andato via, non senza colpevolizzare nessuno, ho detto vedo qualcosa di diverso. Ma l'hai notato anche tu rispetto a... È facile parlare del gruppo quando ci sono i risultati. Quando sono i risultati, il gruppo a volte ci sono sempre. I problemi dentro altri gruppi ci sono sempre stati, non problemi, i gruppi sono, è difficile da vedere un gruppo che siamo noi in questa situazione, perché se era da un'altra parte magari ognuno faceva i cazzi suoi, invece noi ci stiamo lavorando, è venuto un allenatore, abbiamo seguito quello che voleva lui, è tornato in vista in Italia, stiamo seguendo quello che vuole fare lui. Noi ci stiamo mettendo tutto, però non basta, quest'anno non basta tutto quello che stiamo mettendo. Cioè, qual è il padre dorsale che ha detto di tutti, questo forse tra i tre campionati in generale è quello un po' più mediocre, se vogliamo, come valore. Cioè, fino alla settimana scorsa probabilmente c'era ancora la possibilità di mettersi in gioco, insomma, tutti i risultati negativi, fino a questa settimana avevamo qualche speranza in più. Non è ancora detto, la matematica non è ancora detta, però è diventata una risaletta un po' più complicata. Ci risulta un appuntamento tra la gente e la società per valutare se ci sono le condizioni per andare avanti? Ma guarda, mi si è parlato tanto da quest'estate, io quest'estate volevo fare un rinnovo di contratto e non ci siamo trovati d'accordo, io volevo rimanere a Castellammare. Poi tirando avanti siamo arrivati a questo punto, a gennaio io ero pronto a fare il rinnovo di contratto per non andare via, perché il fatto di andare via era perché io avevo bisogno di garanzie, c'è una famiglia, io ho bisogno di garanzie, la Juve Stabia non mi stava dando e io è successo le voci che potevo andare via e ho voluto fare il rinnovo, però purtroppo sai come funziona, io mi sono fatto male, si sono fermato tutto e quindi io sto tornando perché comunque non mi interessa di rinnovo o non rinnovo, io ho un contratto fino a giugno, mi sono rimesso in condizione di giocare per cercare di dare un contributo, indipendentemente dal contratto o non contratto, uno poteva benissimo dire io sto fermo, non ho il contratto, mi sto fermo, mi curo per bene, invece avevo altri tempi ancora per rientrare, ho cercato di affrettare i tempi per cercare ancora una volta di dare una mano a questa società, a questa squadra. Quindi valuterai e poi deciderai? Non penso, penso che ci sono tutto, c'è tutto un presupposto per fare, perché io prima volevo, dopo volevo ancora, si sono allontanati e adesso ci parleranno di nuovo, non lo so come sarà la situazione. Ma diciamo la volontà, che sembra di capire, è quella. A me c'è stata la volontà quest'estate, a dicembre, non sono stato io a tirarmi a non fare. Ma ti chiediamo anche perché il primo anno di Giglio e Mannello si è retrocessi, molti dei calciatori che insomma avevano vissuto quell'annata si sono voluti rimettere in gioco per ripartire, insomma potrebbe paradossalmente essere qualcosa simile, che ovviamente
c'è maggiore ragione quella grinta, la voglia di rifarsi, no? Certo.